Il sindaco Mauro Armelao e l'assessore al demanio turistico Serena De Perini hanno accolto in sala consiliare gli operatori di servizio di salvataggio del litorale di Chioggia e Isola Verde, ai quali è stato consegnato un attestato di riconoscimento per la dedizione e la professionalità del servizio di salvataggio svolto nel corso della stagione estiva 2022. Il contributo che hanno dato per la sicurezza dei bagnanti e per il mantenimento degli elevati standard di qualità dei servizi offerti nel litorale sono stati meritevoli di attenzione. È stato un momento di incontro piacevole tenutosi a memoria per la prima volta. Sono inoltre intervenuti Giorgio Bellemo, presidente di Ascot, Gianni Moretto e Leonardo Ranieri di Gebis, introdotti dalla dirigente comunale al demanio turistico, la dottoressa Daniela Ballarin. Parere dell'assessore De Perini, l'amministrazione comunale e tutta la città devono essere orgogliose di ciascuno di questi ragazzi. Il loro servizio per la sicurezza dei bagnanti nel nostro litorale ha contribuito a rendere le nostre spiagge eccellenze nel settore. Alcuni di loro hanno salvato vite umane, ma ognuno di loro in egual modo è stato preparato per intervenire in caso di bisogno, anche in situazioni rischiose e di pericolo. Era doveroso dare a loro un ringraziamento ufficiale per la serietà e l'efficienza del lavoro svolto. Felice il sindaco di aver premiato i ragazzi e le ragazze che dimostrano di avere a cuore la loro città e sanno quanto è importante sia salvare la vita umana al posto di restare seduti in divano col reddito di cittadinanza.